Salve bella gente, qui Manuel Ed, e se vi chiedete perché siamo in casa mia e siamo risaliti, è perché allora abbiamo scoperto che il mostro era Cartoon Cat e stiamo facendo la parte 1, che il mostro della casa abbandonata è venuto qui sopra. Sì, perché abbiamo visto tipo lì. Io e Manuel abbiamo visto la stessa faccia che avevamo visto la casa abbandonata, però abbiamo capito che Cartoon Cat è il mostro, perché non c'è nessun altro mostro simile così. Sì, a meno che non sia collegato con la storia del bagno. No, è impossibile. Sì, in effetti la storia del bagno è fake. Invece questo, da come potete vedere dalla voce preoccupata, tutto è real. Comunque fagli vedere la prima cosa dell'orologio fa tic tic come si muove. Sentite. E non si muove. Oddio. Cazzo. No. No. Il mostro del bagno, quello là, è fake. Invece questo è di Yal. Quindi mi sa che è quello della casa abbandonata. Inquadro la porta. Metto al posto tuo. Ok. Avviciniamo un po' alla porta. Magari i ragazzi vedono meglio di noi. Vero? Sì. Io questo è il termosifone, sono stato io. Sentite? Inquadro. Continuo a vedere la porta. Guarda pure quella porta, magari entra dalla... dallo studio, intendo. No, dello studio. Comunque, ragazzi, là fuori, a quel balcone noi abbiamo visto un ragno velenoso, vero Manuel? Sì. Perché era giallo e nero. A parte che io non so... È abbastanza grande. A parte che io non so nemmeno se è real sta cosa del bagno. Perché se è real potrebbe essere anche che è tutto collegato, che il bagno, la casa abbandonata, è tutto. È fake. Sanno tutti, l'hai detto agli altri video, Manuel. Sì, però potrebbe essere che quei rumori che abbiamo sentito al bagno... Lo sanno tutti che non c'è, che sa stare, che non è mosso. E infatti stiamo scherzando. Quello là è fake. E lasciamo stare il bagno e pensiamo a questo. A parte che qua, da come potete vedere, prima c'erano 4 chiavi. Non so se lo sapete, ma là prima c'erano 4 chiavi. Andiamo a vedere se sono 4. No, io lo vedo da qua, secondo me non sono 4. 1, 2, 3. In realtà sono 4. Io inquadro un attimo qua. Indica qua che non c'è mai stato sto coso rosso. Guarda che luce fa. Fa una luce che passa attraverso le...
Mi sono sentito di toccare alla schiena. Raga, mi sono sentito di toccare alla schiena, veramente, raga. Ma tu lo sai se c'è sempre stata quella cosa? Aspetta, ma è vero che quella cosa blu là prima era rossa e quella che ho fatto vedere rossa io era blu prima, vero? Sì, il contrario. Sì, si sono partiti. Voi l'avete visto al gioco del bagno che prima quello là era rosso? Ah, a meno che non è proprio una cosa della casa, ma io lo so tutto il progetto di casa mia e non c'era una roba simile. Vabbè, non so se è normale che gli devi inquadrare una casa, non so se... Quella luce là, perché la vedi? È normale, Manuel? Quella sopra la cosa blu. Vedete? Quella cosa giù là non è normale. Perché quelle là sarebbero le luci d'emergenza quando ci sta un blackout. Io vado un attimo. Oddio, che è ma quello è un ragno gigante. Io li sento parlare. Scappa. Che è quella cosa là? Andare a farla vedere, raga. Io sento il rumore di un interruttore. Posso tenere la camma? Questi li ho disegnati io. Così almeno ci tranquillizziamo. Sì. Aspetta. Facciamo silenzio così sentono la voce i ragazzi. Perché io sento tic tic? Cioè sento ping, come se si chiudono e aprono delle cose, vero? Facciamoci dietro la tenda. Dietro la tenda. Non c'è nessuno. Io esco un attimo. Quindi il doppio nostro. Un metro e 1,25 m. Quanto pesi? 22 chili.
cadere il mio telefono. Sì, ma come ha fatto a cadere il mio telefono? Guarda, è nel balcone! È nel balcone? L'ho visto che era nel balcone. E stava sopra al biglietto quello là. Eccolo, guardalo, guardalo, guardalo. Quella luce bianca là. Vedi? Aspetta, vediamolo da qua che si vede più chiaramente. No, aspetta, chiudiamo. Aspetta, questa la mettiamo così, così possiamo vedere. E questa chiudiamo. Ok. Ci sono delle luci. Oddio, avete visto quella luce lampeggiata? Quale? Quella più in fondo. Ah, quella lì, raga. Quella della casa gialla. Io non posso indicarvela perché... Si è appiccicata al muro. Sì, l'ho letteralmente appiccicato al muro perché così succede questo. Allora, raga, stava sopra quel muretto. Dunk, che fai? A parte che piove. Cazzo. Il mostro mi ha toccato sulla testa. Sì. Aspetta, perché ora sono rossi? Aspetta, raga. Ma voi li vedete rossi qui così della porta? Sì, io sì, li vedo rossi. Questi qua mi hanno... Io li vedo argento come sono stati sempre. Però da lontano si vedono rossi. A parte che fanno un rumore che non hanno mai fatto. Fammi andare a vedere. Sentite? Facevano un rumore diverso. Tipo... tipo così. Così. Questo non funge nemmeno. Cosa? Questo prima funzionava. Ora non funge. Chiama la polizia, devo chiamare. Ehi. È rotto qua.
pizzica. È un po' pizzicoso. Però a me mi pizzica il piede, la tua. Non è fake. No, a me mi pizzica veramente. Resti il telefono. Io qua. Non è ancora fuori. Vabbè, proprio fuori. Proprio fuori così. Raga, vi faccio vedere qual è la casa abbandonata. La casa abbandonata è quella. Ora ritorno qua perché piove. Questo sarà collegato alla casa abbandonata. E comunque questo sarà collegato di sicuramente alla casa abbandonata. Ma perché loro lo trovano sempre? Però quello del bagno no, e l'ho detto più di 100 volte. E si è rotto pure il coso. Gliel'ha rotto, inquadra lei, raga. Inquadra di che era di questo. E sotto vedi, qua è bianco. Volevo far... Qua c'è anche un libro. Io volevo far vedere solo una cosa. Vedete, quella lentetta prima era più in alto, là. Invece vedete qua. Sa più o meno a 1. Sì. Adesso sta a 5. Sì, fibe. Questo si muove, si muove. Vediamo dove può stare il mostro, tieni. Usiamo un mappone. Io prima ho sentito voci cinesi. Io ho sentito voci in cinesi. In cinese, cioè. Senti raga, facciamo una cosa. Dammi un attimo il mappamondo, te lo faccio più figo. Allora, come potete vedere, ora è così. Sì, normale. Ora lo attacchiamo alla corrente. Così ti piglia una bella scossa e muori. E diventa così. Che bello. Già allora, facciamo. La cina è questa. Qual è? Questa, raga. Aspetta che mi metto più lontano. Questa arancione. Sì. Questa che vedete. Cina. Eccolo. Ora vediamo anche la capitale. Pechino. Pechino. No. Possiamo cercare un attimo il Giappone. Eccolo il Giappone. E che è la capitale? Tokyo. Sì. Adesso ho scritto Tokyo, man. Tokyo sta scritto qua. Ah, ecco, la stellina. Vicino a Giappone, vicino alla scritta a Giappone. Sì, aspetta. Ed è Tokyo. Raga, su iPad ha il virus. Perché? Non so se lo sapete. Perché? Non lo uso più perché ha il virus. In che senso? Questa è la scatola della mia Nintendo Switch. Ma perché? Che mi è successo? Ah, boh. Il mostro, ma cazzo. Aspetta. Sì. Vi facciamo vedere l'Italia. A parte che la Groenlandia qua rimane bianca. Bianca come... Io la vedo rosa. Bianca come qui. No, qua è bianca, riaccendi, qua è rosa. Ah, yeah. E comunque l'Italia è questa.
È dello stesso colore della Cina. Sì. 21 minuti. Ma stai scherzando? No. E vabbè, la rimaniamo come ultima cosa, una mosca viva ma morta. Qua sotto. Ecco. E direi di chiudere qua il video perché sennò si fa più tardi di mia nonna, quindi... Più tardi di quando va a dormire mia nonna? Allora, calcolate che ora sono le 5. Mia nonna va a dormire alle 2, quindi 6, 7, 8, 9, 10, 11, mezzanotte, l'una e le 2. Sono praticamente 9 ore. Quindi il video di 9 ore non lo faremo mai. A meno che non dobbiamo fare la live che ha fatto poco dopo, che è durata un giorno. 12 ore. In pratica. La metà di un giorno. Sì, la metà di un giorno, che sono 24 ore. Noi non la vorremmo mai fare, se no ti uccido. Quindi tipo dalle... Da mezzanotte a mezzogiorno. Allora chiudiamo questo video. Ciao raga.